Le classi quinta B e quinta C, anno scolastico 2008-2009, presentano La storia di Arezzo, dall'antichità fino ai giorni nostri. Buonasera, la storia, le tradizioni, la cultura. Seguiteci in questo affascinante viaggio. Arezzo ha subito molte modificazioni nel corso dei secoli, ma il nostro viaggio comincia ancora prima della nascita della nostra città, molto prima. 5 milioni di anni fa, un progressivo abbassamento di tutta l'Italia centrale permise al mare di invadere vaste zone. Questa area era completamente allagata. Arezzo era un lago, e insieme al Trasimeno formava uno dei laghi Laghi Pleistocenici. Bravo! Grazie, dell'Italia centrale. Con la scomparsa dei grandi laghi si formarono le valli che delimitano la piana di Arezzo. Periodi glaciali si alternarono a periodi interglaciali più calde e soleggiate, fino a quando comparve l'uomo nel periodo paleolitico, che lasciò tracce di sé 150.000 anni fa. Nel 1863 furono ritrovati i resti dell'Homo di Urbino, risalenti a 50.000 anni fa, il primo aretino che si conosca. L'abbondanza di acqua fluviale e la fertilità del suolo favorirono l'insediamento dell'uomo. Numerosi manufatti furono rinvenuti in queste zone. Molti ritrovamenti sono riferibili all'età del bronzo. Insieme all'allevamento degli animali e all'agricoltura, la lavorazione del metallo, evidentemente, è sempre stata una prerogativa degli aretini. Questa tradizione viene portata infatti avanti in età etrusca e il suo sviluppo continuerà parallelamente per tutta la storia di Arezzo. Tanto che l'economia aretina continuerà fino ai giorni nostri ad essere improntata sulla lavorazione orafa. Attualmente il settore risente della crisi e della recessione economica. La civiltà etrusca venne in contatto con quella romana. La civiltà romana assimilò molti elementi etruschi e col tempo finì per soppiantare la civiltà locale. Ma col foglio? Certe parole difficili. O come si fa? E te non c'hai neanche da dire pleistocenici. Bravo! Grazie. E siamo al Medioevo. Come? Di già! E certo, che si aspetta? Via veloce che è ora di merenda. Da questa parte potete ammirare Giotto, che nel 1295 dipinse la nostra città. Poi c'è la pala del Lorenzetti. Scusi, ma se quella è la pala, dov'è il secchiello? Ah sì, fate gli spiritosi. Allora, niente piano della Francesca. Vabbè, proprio perché siete voi. Pier della Francesca di Prince, bla bla bla, oh via, basta. Nel 1553 venne ritrovata una statua raffigurante un mostro orribile, con la faccia spaventosa di un leone, una terrificante testa di capra accanto e una sinuosa coda di serpente.
La chimera è rimasto uno dei nostri più importanti simboli del nostro territorio. Civiltà contadina! Ecco, qui la pala ora sempre, eh! La contadina dura dal 1600 al 1900. Nel 900 comincia poi il tempo industriale che... Oh, che succede? Ci hanno tagliato il budget, l'età industriale non c'entra. Ma come? Via via, veloce, verso il finale. Insomma, lode e gloria ad Arezzo e la sua grande storia. Le tradizioni, il folklore e la cultura. E poi il saracino. E come non accennare alla ricchezza storico-linguistica della nostra provincia? Mi! Allo! Ie! Quanto citto pichino, lo cucchiumo io. Arezzo, terra di santi, navigatori, artisti e poeti. Luogo di nascita di illustri personaggi del presente e del passato. I Vasari, Pietro Aretino, Francesco Petrarca, Guido Monaco e il Minonno, solo per citarne alcuni. Queste zone hanno dato i natali anche a Benigni, che deciderà poi di consacrare la città nel suo film più importante. Arezzo ragazzi, chi c'è più bello di me? C'è la principessa! Bravo, eh! Certo, starezzo, ganzo, eh! Oh, non avrebbe mai creduto.